dramma della solitudine. Stamattina a Palermo, sotto i portici di Via Crispi, è stato trovato senza vita un clochard, Franco Ferrante. Sequestrate dalla Guardia di Finanza 2 tonnellate di giochi d'artificio in un magazzino di Carini, denunciato il titolare. Da oggi si potranno inoltrare le istanze per la richiesta dell'assegno di inclusione. Il beneficio entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024. Al teatro di Villa Butera l'iniziativa della Samot e del comune di Bagheria dal titolo Prossimi al Natale, insieme per una comunità curante. Lo spot siciliano in passerella sul palco del castello della Baronessa di Carini per il premio Azzurri d'Italia. Benvenuti alla seconda edizione del TG Media News di lunedì 18 dicembre. Abbiamo sentito i titoli in apertura, ancora un dramma della solitudine. Stamattina a Palermo, sotto i portici di Via Crispi, angolo Via Guardione, è stato ritrovato senza vita un clochard. Il nome Franco Ferrante, conosciuto e ben voluto da tutti i residenti e commercianti della zona. Ascoltiamo le testimonianze. Stamattina a Palermo, in via Guardione, è stato ritrovato purtroppo un uomo deceduto, ancora non si sanno le motivazioni, un clochard, però sappiamo il nome, Franco Ferrante, trovato qui dai commercianti della zona che lo conoscevano tutti, era qui da 4 anni, adesso ascoltiamo le loro testimonianze. Io sono 3-4 anni che sono qua, lui viveva qua, fra qua e la piazza che c'è là. Un po' tutti lo aiutavamo, ma anche lui ogni tanto entrava in comunità, dopo riusciva, purtroppo beveva. Io dicevamo di non bere, lui smetteva di bere, dopo ogni tanto beveva. Stamattina si è accasciato, ma sabato scorso abbiamo chiamato l'ambulanza perché era caduto, e ha chiamato l'ambulanza, dopo se lo stavano portando, invece non c'era bisogno, comunque era una routine, poverino. Però era una bravissima persona. Abbiamo diviso tanto assieme, eravamo nella roulotte. Poi lui è stato prima in comunità 10 anni, per me era un fratello. E lei abita ancora in questa roulotte? No, la roulotte l'hanno demolita. E perché l'hanno demolita? Perché dice che devono entrare al porto e devono toglierlo. L'hanno provata ad alzarla e si è aperta tutta perché aveva 10 anni. Al dormitorio non posso andare perché c'è il cane. E ora lei dove sta? La panchina, piazza 13 Vitti. E Franco invece stava qui sotto i portici? No, Franco stava pure là. Ieri sera si è convinto, dice vado qua sotto i portici. Dice Franco, ma non è che piove che te ne vai? Ma dammi compagnia qua a me. No, no, mi secca. Stamattina mi sono alzato, come di solito vado al bar a prendere un caffè. E l'ha trovato qui accasciato? Sì, c'è una persona. L'hanno scoperto ed era tutto gonfio, nero. Cosa faceva nella vita Franco prima di scegliere questa vita? Allora, Franco faceva l'indoratore, poi per problemi di vista non l'ha più potuto fare. Ha un cugino carabiniere e un fratello cuoco. E nessuno l'ha potuto aiutare economicamente? No, economicamente loro sono là fuori, non prestano servizio là fuori tutti e due. Ma la comunità di Biagio Conte non vi aiuta? Io ci sono stato da Biagio, sia qua in via Decollati che a Tagliavia, a tutte le persone. Quando passa, una volta un sorriso, ti riempie di gioia. Non è il fatto che mi dai una monetina per comprare un caffè o del mangiare, ma ti riempie di gioia. Ieri dovevano venirci a prendere alla casa di Aldo, c'era il pranzo di Natale, non si è visto nessuno. Ora dice che il 24-25 deve venire un'associazione. E allora facciamo un appello a tutte queste associazioni di non dimenticarsi di voi ora a Natale. Però vedi cosa c'è, altro che vengono qua, altro che vai nella mensa, mangi, reciti qualche brano, qualche poesia, stai in compagnia. E cambiamo argomento. La lunga scia di violenze a Palermo mette in allarme anche i rappresentanti dei quartieri, che lanciano un appello alle istituzioni. Sentiamo. La notte il quartiere non è controllato, non ci sono forze dell'ordine, non c'è nessuno, e agiscono durante la notte sempre agli stessi orari e
sempre intorno alle 3-4, e noi i proprietari devono stare a controllare le telecamere per, dato che non si dorme più la notte, per augurarsi, sperare che non ci sia qualcuno che ci venga a fare qualche sorpresa durante la notte. Poi è evidente che in questa parte di città diciamo ci sono molti atti ormai di violenza, di teppismo, vengono diciamo distrutte molte macchine per tentativi di furto, ed è chiaramente una situazione che dà l'idea che qualcosa sta andando ormai fuori controllo e che non c'è più il controllo, tra virgolette, del territorio da parte di chi dovrebbe essere preposto a queste attività. La paura ormai regna sovrana, dalla mattina è 24 ore su 24, perché abbiamo gente di malo affare sui marciapiedi che spacciano, addirittura l'altro giorno con la candela che si squagliano pure l'erba in piena in un'arteria principale. Disturbano, degrado, scippano, c'è veramente il peggio di tutto. Noi lo avevamo già detto il 12 giugno del 2023 con un corteo dove centinaia di residenti, commercianti, parti sociali avevano sfilato per andare in prefettura a chiedere maggiore sicurezza e maggiore legalità per Palermo. Evidentemente la risposta è stata di non dover creare allarmismi, e in questi sei mesi sono trascorsi con un aumento davvero importante di reati di tutti i generi, dalle spaccate dei vetri, rapine, scippi e quant'altro. Io credo che sia arrivato il momento che il questore, il sindaco, il prefetto si rendano conto che la situazione in centro storico, soprattutto nel quadrilatero della stazione centrale, ha necessità di una maggiore attenzione. Le forze dell'ordine devono in qualche modo presidiare, devono fare prevenzione all'interno di una città. Sequestrate dalla Guardia di Finanza 2 tonnellate di giochi d'artificio in un magazzino di Carini, denunciato il titolare. Nei giorni scorsi i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Palermo, nell'ambito dei piani di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale, hanno sottoposto a sequestro oltre 1 milione di artifici pirotecnici custoditi all'interno di un magazzino di proprietà di una ditta operante nel settore della fornitura all'ingrosso di prodotti per casalinghi. I militari hanno immediatamente constatato il mancato rispetto di qualunque norma di sicurezza che consentisse di detenere le merci pericolose nel rispetto delle stringenti disposizioni previste a tutela dell'incolumità pubblica, imponendo agli esercenti specifiche cautele da adottare nel caso si proceda alla commercializzazione di prodotti pirotecnici. Le fiamme gialle hanno pertanto scoperto una vera e propria Santa Barbara, rinvenendo e sottoponendo a sequestro circa 2 tonnellate di materiale esplodente, che tra l'altro risultava stoccato vicino a materiale altamente infiammabile. Nel corso degli accertamenti, il responsabile dell'attività non sarebbe stato in grado di esibire neanche le previste certificazioni di prevenzione incendi obbligatorie. Pertanto i finanzieri hanno proceduto a segnalare alla locale procura il titolare dell'impresa, ipotizzando tra le condotte in contestazione non solo il commercio abusivo di materiale esplodente, ma anche il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. E da oggi si potranno inoltrare le istanze per la richiesta dell'assegno di inclusione. Il beneficio entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024 al posto del vecchio sussidio perso a Palermo nel luglio scorso e da oltre 11.000 famiglie. Sentiamo quali sono i requisiti per richiederlo e gli importi. Sono oltre 11.000 palermitani che nel luglio scorso hanno perso il reddito di cittadinanza e da oggi molti di loro potranno chiedere l'assegno di inclusione, chiamato ADI. La nuova misura messa a punto dal governo Meloni è rivolta ai nuclei familiari che includono almeno un componente con disabilità, un minorenne, un over 60, un familiare in condizioni di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla pubblica amministrazione. Come annunciato dalla ministra del Lavoro Elvira Calderone, spetta anche ai soggetti inseriti in un percorso di protezione dalla violenza di genere. Il nuovo assegno è condizionato, deve cioè rispettare alcuni precisi requisiti, ad esempio sotto il profilo di cittadinanza, soggiorno e residenza o della condizione economica, ed è subordinato all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione di inclusione sociale e lavorativa.
c'è un limite di reddito. Il sussidio è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro, ma a differenza del reddito di cittadinanza non sono previsti solo requisiti patrimoniali e di reddito. Le persone occupabili con un'età compresa tra i 18 e i 59 anni sono ora escluse dal beneficio, anche se hanno una situazione finanziaria precaria. Si potrà presentare la domanda per l'ADI sul sito dell'INPS e attraverso i patronati, poi da gennaio anche attraverso i CAF. Il Ministero consentirà il pagamento dell'assegno già dalla fine di gennaio. Non ci sarà quindi alcun click day. La platea è di oltre 737.000 nuclei familiari. Stamane in Sala Mattarella all'ARS i riconoscimenti del premio letterario contro la violenza sulle donne, organizzato dall'Unione Sindacale Militare Interforze. Stamane in Sala Mattarella, all'Assemblea regionale siciliana, la premiazione del premio letterario contro la violenza sulle donne, organizzato dall'Unione Sindacale Militare Interforze. Sono state 36 le scuole che hanno aderito in tutta la Sicilia. È stata una cerimonia interessante, dove anche dagli interventi che sono stati fatti dai relatori si è messo in evidenza come questo tema sia di rilevanza sociale e l'importanza è stata sentita da tutti gli istituti scolastici che hanno aderito all'iniziativa. Che è un tema che sicuramente in questo periodo sta avendo, soprattutto tra i più giovani, che sono le giovani leve, gli adulti di domani, un senso molto profondo, anche perché spesso purtroppo anche gli accadimenti dell'ultimo periodo hanno fatto vedere come le vittime siano sempre più ragazze molto giovani. È un argomento molto attuale a cui va posta molta attenzione, soprattutto in questo periodo e con queste nuove generazioni. Noi come sindacato militare USMIA prestiamo molta attenzione a questo genere di argomento, anche perché oggi con le donne nelle forze armate insomma, bisogna fare molta attenzione, sensibilizzare alla protezione della donna e poi non per ultimo siamo molto vicini alle famiglie dei nostri associati di USMIA. E quindi oggi siamo qui per inaugurare questo primo concorso letterario a favore dei giovani, a favore delle scolaresche e soprattutto a favore dei figli dei nostri associati. Ho scelto di trattare un tema che spesso comunque è sottovalutato, soprattutto se se ne parla e viene sensibilizzato comunque diciamo poco sul genere maschile a mio parere. Infatti è stato bello comunque vedere una partecipazione, comunque anche un parere a livello anche sul genere maschile, ovvero i maschi cosa pensano anche di questa violenza. Ho fatto delle ricerche comunque sul mio elaborato e ho visto che approfondendo comunque diciamo, questa problematica che è attualissima e purtroppo persiste da secoli, ho notato che le donne subiscono violenze e sono talvolta anche discriminate non solo in ambito comunque lavorativo, politico, sociale, ma talvolta anche in campo medico. Tra i premiati, anche un detenuto ristretto all'Istituto di Pena Ciardone di Palermo e alunno dell'Istituto Borsellino all'interno del carcere che attraverso un suo componimento ha sottolineato i valori di amore e rispetto nei confronti delle donne. Il nostro alunno ha scritto una poesia, è stato per lui un momento di riflessione, autoanalisi anche sul proprio vissuto e quindi la scuola è un presidio di legalità all'interno della struttura carceraria, quindi ha dato modo anche agli alunni di riflettere su tematiche che sono state anche per loro, in cui sono stati anche coinvolti in prima persona e quindi è stato un momento importante di analisi e autocritica. Lutto per il mondo del teatro, scomparso nel fine settimana l'attore e regista siciliano Sebastiano Lomonaco. Grande cordoglio da parte dei colleghi, ascoltiamo un breve ricordo dell'attore Francesco Di Lorenzo che con lui ha recitato durante le rappresentazioni classiche di Siracusa. Sentiamo. Menina eide Teave Liadeo Achilleos, lira cantami dea. Sebastiano Lomonaco è stato un grande artista, ma non sto qui io a scoprirlo, ma è stato anche un grande uomo di teatro, un grande uomo e una grande persona, una persona sensibile come pochi. Io ho avuto il piacere di lavorarci l'ultima volta nel 2018 nelle rappresentazioni classiche, nell'Edipo a Colono, e devo dire che l'ho apprezzato ancora di più perché siamo stati molto a contatto per tanto tempo. È un uomo che viveva il teatro non solo come professione, ma come
una missione, ecco, direi una missione. Un grande uomo, una grande perdita. Perché Achille? Menin aide thea peliadeo Achilleos. Dopo Roma e Milano, il St. Louis College of Music punta sulla provincia di Catania e firma un accordo con la Meu School. Vediamo di che si tratta. Offrire ai giovani siciliani un'opportunità in più per restare nella propria terra, dove poter coltivare quella passione per la musica che altrimenti li costringerebbe a lasciare l'isola. Questo è l'obiettivo dell'accordo firmato tra la St. Louis College of Music e la Meo School del maestro Paolo Lirosi, la scuola di alta formazione musicale autorizzata dalla MUR con sede a Roma. Ha deciso di aprire le sue porte, oltre che a Milano, anche in altre regioni italiane e di puntare sulla Sicilia, scegliendo la provincia di Catania con le due sedi di Licodia Eubea e San Giovanni la Punta. Un esperimento straordinario, nato per venire incontro alle esigenze delle famiglie, perché molti ragazzi si presentano a St. Louis ai 18-19 anni per le prove di ammissione, ma non hanno ancora la preparazione richiesta e quindi si perde del tempo, si perdono anni di studio preziosi. Invece questo progetto vuole far sì che questi ragazzi possano studiare nella loro regione, iniziando da giovanissimi, dai 12-13 anni, in modo tale che questa formazione sia distribuita lungo gli anni degli studi medi e superiori. C'è il sud di mezzo, mi illumino in qualche maniera, quindi sicuramente fa molto piacere sapere che questa iniziativa sia intanto nata qui in Sicilia e speriamo che possa portare tanti giovani a formarsi sul territorio, che è una cosa molto importante secondo noi. Eh sì, un'operazione importante, soprattutto che diciamo un'operazione che continua come sempre la mia idea di rimanere al sud, di rimanere a casa propria e fare più possibile territorio attorno ai miei ragazzi soprattutto, ma anche a tutti coloro che vorranno intraprendere questa bellissima avventura con l'Accademia St. Louis, perché tra l'altro pensate che da più di 10 anni che pensavo questa cosa qui è stata tortuosa, però devo dire che grazie a Stefano Mastruzzi, il direttore, e tutto ovviamente l'organizzazione dell'Accademia, siamo riusciti a trovare questo accordo, perché era importante proprio questo, mantenere almeno il primo periodo, il preaccademico, per tutti gli strumenti, quindi non soltanto per il canto, ci sarà anche la batteria, il corso di basso elettrico, l'ear training, la chitarra, quindi insomma sono felice che abbiamo aperto i corsi per tutte le classi, ed è bello perché i nostri siciliani, appunto come ben dicevi, potranno rimanere qui in Sicilia per appunto aiutare i nostri ragazzi, per tramite i nostri laboratori di portare i nostri ragazzi a essere delle persone con una certa dignità e delle proprie idee all'interno della nostra società. Nuovamente in studio, proseguiamo con le notizie di cronaca cittadina. Mattinata intensa è partecipata quella di ieri al teatro di Villa Butera per l'iniziativa della Samot e del comune di Bagheria dal titolo Prossimi al Natale insieme per una comunità curante. Sentiamo. Una bellissima giornata inserita nel cartellone natalizio organizzato dal Comune di Bagheria in collaborazione con la città metropolitana. Questo evento è stato voluto fortemente dall'amministrazione comunale, dal sindaco, da me, dall'assessore Gurrado, in collaborazione con l'ASPE e con tante associazioni del territorio che hanno voluto evidenziare l'ambito sociale e anche medico per portare avanti determinate tematiche e soprattutto il ruolo di prossimità del prossimo, dell'unione che deve esserci tra tutti gli interlocutori del territorio. Siamo stati chiaramente coinvolti e invitati dall'organizzazione, ed essendo chiaramente noi diciamo il punto cruciale e centrale delle cure palliative qui a Bagheria, intesa diciamo come base distrettuale dell'azienda 6, non potevamo mancare, quindi abbiamo ritenuto utile e importante, anche perché parlare chiaramente di cure palliative fa sempre bene, perché c'è, come dire, non c'è una grande conoscenza sul territorio dei servizi a cui poter accedere. Abbiamo ritenuto di preparare delle relazioni per dare, come dire, una massima conoscenza al territorio
territorio di ciò al quale si può accedere tramite praticamente i nostri punti unici di accesso. Abbiamo accolto con grande entusiasmo l'iniziativa promossa dalla SAMOT insieme quindi all'ASPA, quindi insieme alla collega Giusichello, l'assessore alla comunicazione e tutte le associazioni del terzo settore, organizzato un evento per parlare di medicina di prossimità, di cure palliative, di informare la cittadinanza sui servizi sociosanitari, sulle strutture del territorio e tutti insieme per fare rete, quindi tutti gli attori principali dei servizi sociosanitari, per dare risposte concrete e migliori a tutta la cittadinanza, in particolare alle persone più fragili. Si è conclusa ieri sera, sempre a Bagheria, al piccolo parco urbano, la manifestazione Sfincioni al Parco, organizzata dall'Associazione Piccolo Parco Urbano e dall'Associazione Eventi e Cultura. Un'antica tradizione gastronomica bagherese ci riporta al prodotto di eccellenza tipico del Natale, lo sfincione bianco. Nel corso della manifestazione Sfincioni al Parco c'è stato spazio anche per show cooking, degustazioni, musica, laboratori e intrattenimento per i più piccoli. In questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, devo dire che il Comune si è impegnato molto dal punto di vista turistico. Stiamo cercando di promuovere Bagheria, i suoi prodotti, le sue bellezze naturalistiche, storico-culturali da ogni punto di vista. Certo, la strada è insomma, diciamo così, in salita, è molto faticosa, però abbiamo insomma in campo una serie di iniziative, questa ne è l'esempio. Essere qua oggi significa dare comunque un'opportunità ai bagheresi di vivere un momento di relax, di gioia, di serenità in preparazione del Natale, ma significa anche promuovere uno dei nostri prodotti di punta, che è lo sfincione bianco di Bagheria. Attraverso lo sfincione, attraverso i nostri prodotti, vogliamo cercare insomma di creare attrattività. In realtà la cosa di cui Bagheria ha più bisogno è essere visibile, essere nota, renderla visibile, renderla nota. E con queste iniziative, con il sito che abbiamo creato, con l'app, stiamo cercando appunto di renderla più attrattiva, come merita, come tutte le maggiori città siciliane meritano, e speriamo di farla annoverare appunto tra quelle mete turistiche scelte dai visitatori italiani e di tutto il mondo. A Piana degli Albanesi un singolare albero di Natale dove i cannoli sono protagonisti. Benvenuto Cannolo è stato organizzato dall'amministrazione comunale di Piana in collaborazione con Io Compro Siciliano e la Proloco dell'associazione Banksk. Festività natalizia a Piana degli Albanesi, Chora e Arbrejvet. Fino a fine mese vi aspettiamo per le tante iniziative. In collaborazione con i magnifici ragazzi di Io Compro Siciliano, con la Proloco Piana degli Albanesi e con l'associazione Bashk, abbiamo messo su un bellissimo programma fatto di eventi culturali con visite guidate delle nostre bellissime chiese e del nostro bellissimo borgo dello Sceci, con la possibilità di immergervi nelle nostre particolarità culinarie e con la visita del nostro bellissimo albero del cannolo realizzato dai nostri maestri pasticceri, e in più potete degustare il magnifico Sua Maestà il cannolo di Piana degli Albanesi. Vi aspettiamo! Lo sport siciliano in passerella sul palco del castello della Baronessa di Carini per il premio Azzurri d'Italia. Soprattutto noi cerchiamo di incrementare e di premiare le giovani promesse. È un risultato storico quello del Circolo Tennis Palermo, che ha portato una squadra femminile in A1. E poi ci sono due della Kick, uno giovane e uno che ha fatto un po' la storia della Kick, e soprattutto questo ritorno a Palermo della Coppa degli Assi che mancava da tanti anni, e quindi è un ritorno alla grande che valorizza la nostra città soprattutto. È un grandissimo successo soprattutto di pubblico, che è un po' la caratteristica di questa competizione, che è unica nel panorama internazionale. Gli atleti di tutto il mondo
amano venire a Palermo, si tramandano di generazione in generazione la sensazione di avere di poter competere in un contesto naturale unico, ma con un pubblico che non esiste da nessun'altra parte. Sono molto felice di ricevere questo premio, perché sicuramente è un coronamento per questa bellissima stagione, che appunto ho iniziato con la posizione di 800, sono arrivata alla posizione 300 e ringrazio a tutti per questo premio. Sicuramente essere tra le prime 10 giocatrici d'Italia era un sogno che avevo da bambina, che sicuramente sto realizzando, e terminare la stagione con la finale di Serie A1 è una cosa bellissima, soprattutto perché ho giocato per i colori del mio circolo. Sono tantissimi gli sportivi che fanno risultati importanti per la nostra bella Sicilia. Quest'anno in questa bella location del Castello di Carini abbiamo voluto proprio concentrarci su queste discipline sportive. Si è svolta al Cinema Gaudium di Palermo la festa dell'atleta 2023 del Circolo Canottieri Roggero di Lauria. A vincere il prestigioso premio per il secondo anno consecutivo, la campionessa mondiale di IQ Foil Youth nella categoria Under 17, Francesca Maria Salerno. Il Circolo Canottieri Roggero di Lauria di Palermo vanta 120 anni di storia marinara. Il circolo voluto da Ignazio Florio nel 1902, come ogni anno, celebra i propri atleti di punta, ma anche i ragazzi al primo approccio con lo sport, con la festa dell'atleta. Quest'anno la consegna dei riconoscimenti è avvenuta al Cinema Gaudium di Palermo. Noi ci riuniamo a fine anno con tutti gli atleti, con tutti gli allenatori, i dirigenti, la marineria, perché vogliamo non solo festeggiare l'attività, ma festeggiare il percorso. E il percorso è importante perché è proiettato verso il futuro. Sicuramente nel momento in cui noi festeggiamo la rotta dei Florio, festeggiamo la nostra campionessa del mondo, noi pensiamo già al futuro e pensiamo di fare meglio l'anno prossimo, e ci dedichiamo a questi giovani affinché loro possono crescere bene non solo come atleti, ma anche come persone. Atleta dell'anno 2023, Francesca Maria Salerno, che ha trionfato al campionato del mondo giovanile juniores classe IQ Foil, conquistando il titolo mondiale nella categoria U17. Un bellissimo anno, sicuramente costruito durante gli allenamenti, perché ogni giorno avere la voglia di scendere in acqua e dare il massimo non è facile, e il titolo dell'anno è una conseguenza appunto del titolo mondiale, e questo premio dà la forza per andare avanti e continuare a dare il massimo. Io dico sempre che lo sport insegna a vivere sotto diversi punti di vista, perché per esempio stare in acqua e dover risolvere dei problemi in poco tempo non è facile. E questo si può riportare anche ai problemi quotidiani della vita. Infatti, secondo me, lo sport dà un insegnamento che nessuna, né la scuola può dare, né nient'altro. Continuiamo parlando di sport, calcio, Serie C, torna in campo questa sera il Catania, che per la sfida contro il Sorrento non potrà contare sui propri tifosi. Pareggio più che positivo per il Messina a Potenza. Arriva un pareggio e in fin dei conti rappresenta un risultato più che positivo per la corsa salvezza del Messina. I giallorossi di Modica fanno 0-0 sul campo del Potenza e riescono a dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane. La X contro i Lucani arriva infatti dopo le vittorie centrate ai danni di Monterosi e Catania. Partita non particolarmente ricca di occasioni da rete, quella di Potenza, dove il Messina si è avvicinata dalle parti della porta di casa, soprattutto nel primo tempo. Problemi in particolare nell'ultimo passaggio. Nella ripresa la squadra di Modica soffre la pressione del Potenza, che costruisce la più grande chance con Pace, che spreca però tutto dalla breve distanza. Alla fine 0-0 è altra boccata d'ossigeno per la classifica dei peloritani, che torneranno in campo venerdì sera per la gara contro il Monopoli. Ritorna in campo dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Pescara anche il Catania di Lucarelli, che questa sera ospiterà al Massimino il Sorrento. Duro colpo per la società quello dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive, che ha imposto di disputare la gara a porte chiuse. Il motivo è legato agli incidenti che si sono verificati proprio mercoledì scorso dopo la gara di Coppa Italia, che ha portato anche agli arresti di due supporter etnei. La sfida, in cui i rossoazzurri inseguiranno il ritorno al successo in campionato dopo il KO nel derby col Messina, è in programma questa sera alle ore 20:45.
Volley, Farm Italia Saturnia, tanto carattere, cede solo al tea break contro il Balsa Group Modena. Vediamo. Farm Italia Saturnia tira fuori il suo carattere e lotta alla pari contro il Balsa Group Modena Volley, lasciando sognare un Palacatania che alla fine, nonostante la sconfitta, si alza in piedi e applaude i bianco-blu. La decima giornata di andata del campionato di Superlega Credem Banca, visto il Catania e il Modena fronteggiarsi, finisce con un 2-3, 25-22, 18-25, 25-19, 20-25, 13-15, un tie break che lascia un po' di amaro in bocca ai padroni di casa che sono sempre rimasti in partita e che fino alla fine hanno creduto di poterla spuntare contro la sesta forza del campionato che nel corso del match ha dovuto rimescolare più volte le carte per rimanere al passo dei bianco-blu. Sicuramente stare in palestra dopo una serie di sconfitte consecutive non è facile, la settimana è lunga, però dopo una partita così, giocata in questo modo, nonostante la sconfitta, avremo sicuramente più energie per lavorare, per prepararci per questa lunga settimana che ci porterà a Taranto. Abbiamo raccolto questo punto che ci serviva, importante per la classifica, dovevamo muoverla, quindi adesso dobbiamo arrivare a Taranto, consapevoli che sarà, diciamo, una partita importante, ma dobbiamo continuare col percorso che abbiamo iniziato. Ecco. E con lo sport si conclude l'edizione di questo telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di ascolto.